Good morning Genova da Maria Giulia Pastorino, benvenuti al Celivo News, dove ogni settimana vi presento alcune ricerche volontarie e notizie dal volontariato che poi come sempre trovate come approfondimento sul nostro sito celivo.it. Associazionismo femminile ed emancipazione, una giornata di studi organizzata dall'UDI, l'Unione Donne in Italia, il 13 di novembre presso l'Aula Bagna di Via Balbi, un'occasione per ripercorrere un po' la storia, il patrimonio culturale, le iniziative del territorio, insomma quanto raccolto in questi anni dall'associazione in termini proprio di materiali, di studi, dal 1945 al 2022. Silver Economy è un forum giunto alla quinta edizione che si tiene dal 14 al 16 di novembre e l'iniziativa si svolge presso il Palazzo della Meridiana a Genova. L'evento è gratuito, sono tante le iniziative, il programma che si può trovare a disposizione, insomma, delle persone per andare un po' a conoscere le varie opportunità dedicate al mondo delle persone adulte. Corso di astronomia per ragazzi organizzato dall'Associazione Ligure Astrofoli Polaris, è un corso gratuito che si tiene appunto nella sua edizione del 2023, iniziando venerdì 10 novembre alle 18. È necessario appunto iscriversi però all'associazione e ai vari programmi. Nelle ricerche volontari vi segnalo il corso di introduzione al volontariato, che è il corso che organizza Celivo per dare un avvio a chi vuole essere volontario con un pacchetto formativo e si tiene il 21, 23 e 28 di novembre dalle 16:30 alle 18:30 nella nostra sede in via di Sottoriva. Il corso è gratuito, dura appunto tre incontri e ci si iscrive dal sito tramite l'area riservata del Celivo. Al termine del colloquio, al termine del corso si può richiedere un colloquio di orientamento individuale nel quale andare poi a valutare quale può essere l'associazione più adatta al proprio progetto di solidarietà. L'associazione Compagnia di Ettore Vernazza o del Mandiletto di V, che si trova a Genova, vicino al 20 settembre, in via Santo Stefano, ricerca volontari per l'attività di distribuzione alimentare il mercoledì pomeriggio e mentre il martedì pomeriggio l'associazione appunto ha bisogno invece di volontari per la raccolta dei generi alimentari che poi verranno distribuiti come pacchi alle famiglie. Infine vi segnalo che l'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri di Genova, organizza il corso base per i volontari. Il corso inizia il 6 di novembre e prepara i volontari per l'attività non solo all'interno dell'ospedale, ma anche nelle strutture per gli anziani. Il tempo poi richiesto ai volontari è di circa 3 ore alla settimana e al termine del corso si inizia un affiancamento con un tutor, quindi se avete voglia di andare a dedicare un po' del vostro tempo per le persone malate, anziane, come vicinanza, compagnia, affiancamento, questa può essere l'associazione adatta a voi. Anche per questa settimana dal Celivo News è tutto, ci vediamo settimana prossima.